concetto di innovazione sociale? Dunque, l'innovazione sociale non ha una definizione univoca, ma ci sono dei tratti comuni, dei comuni denominatori che ritornano quasi sempre in questa definizione. Allora, innanzitutto è sociale sia nei mezzi che nei fini, crea relazioni fra persone e persegue finalità sociali. Un altro elemento importante è il cosiddetto empowerment, cioè la capacitazione, il fatto di trasformare la separazione tradizionale fra produttori e consumatori di un servizio in qualcosa di molto più interattivo, cioè non siamo più meramente utenti di un servizio, ma siamo coinvolti nella sua creazione. E poi un altro punto, forse il più importante, l'idea che l'innovazione sociale sia necessaria per rispondere in maniera più efficace delle politiche attualmente esistenti a una serie di bisogni sociali, per esempio i cosiddetti nuovi rischi sociali, come l'invecchiamento della popolazione, come la disoccupazione di lungo termine, come la condizione di working poor, cioè tutti coloro che pur lavorando formalmente, pur avendo un qualche tipo di contratto, non sono in grado di essere autosufficienti, oppure il bilanciamento tra lavoro e vita familiare, tutti quegli aspetti della vita contemporanea che spesso vengono raggruppati in questa categoria di new social risks. Professore, quali sono per lei le parole o la parola che descriveranno il futuro? Ne scelgo due. La prima è immaginazione, perché è direttamente legata al concetto di innovazione sociale. Innovare socialmente per la società richiede abbondanti dosi di immaginazione, che non significa far voli pindarici o essere eccessivamente ottimisti, come dire, di un ottimismo che confina con l'ingenuità. La seconda parola è ridistribuzione. Ridistribuzione è una parola un po' meno alla moda di innovazione e immaginazione, ma penso sia estremamente necessario, perché sappiamo tutti di dover fare i conti con risorse limitate da ogni punto di vista, innanzitutto risorse economiche limitate. E a partire da questo punto inamovibile, però, credo sia assolutamente urgente e non rinviabile la necessità di una ridistribuzione di risorse fra generazioni più anziane e generazioni più giovani.